Sei, ma dove cazzo l'hai piata sta cosa? Stamattina ho fatto un'avventura da solo, ieri sono uscita fuori questo Fermate un buffo. po', ferma, come vedete? Cos'è? Guarda che roba, oh. Vabbè, poi è figa la maschera, ammazza. Aspetta, io prendo un po' di cazzo di munizioni. Ovviamente mi ha messo il titolo sbagliato, però vabbè, come al solito. Mo non devi spacciamo. Salve Salve, amico. Salve amico, come posso aiutarti? Uccidi Luca. colpa di Patrizio. Dannamori. Dove pare? Vuoi fare un'avventura da dove fa? Yaesha, Corsus. Suadera, prova. Sensazioni mondo, vediamo un attimo. Fai tu, fai tu, fai tu. Cecchinaggio, porca madonna. La roba che si raccoglie stupida, Sì. tranne munizioni. Munizioni rimbattite. Sono arrivati alla gola. Colpa di lì. Uscì la mano. Uscì la mano. Oddio, c'è una freccia conviccata. Cone di merda. Due pallonate, Remzo, sembra una frode. Sono di Non hashish. mi ha cambiato il coso. Che hai messo Resium? Che Non mi ha cambiato il titolo. hai messo Software. Resium? Il Sì. DLC? Sì. Ma l'avventura hai messo? Avventura, sì. Grazie Pier, utilissimo. Sapevo! Ho visto due cose e dico, fammi scoppiare, no? Mi carica la chat, che è successo? Ciao Oblivion! Caccolo, mi ha caricato la chat adesso, quindi non so che mi hai scritto prima. Allora. Ha detto non fate subito la storia. No, cioè non fate Ciao. subito l'avventura per Resium, perché fa prima la storia. Famosa Ah, quindi uscimo da qua. in avventura. Andiamo a Yaesha, vediamo se riusciamo a fare qualcosa, se magari ci capite il lupo. Ah, già, vero. E rivai un po' al coso? Sedere. Facci tu che io. Aspetta, scusami, sono cretino. Che io ho la cosa sola, non lo vedo tutto il menu. Viaggia, Dai, raga, attenti. chiudiamo. Che io ho un boccato qua perché ero l'unico che non avevo fatto mai, capito? Ero curioso. Caputana. Cortile. Da dietro mi ha Questa preso. cosa che la play quando gli cambio Arrivo, aspetta. i titoli della trasmissione non me li cambia, mi forzi che Te gliela faccio più che Mazza, che figura di merda. altro. Che figura di merda, no? Oh, comunque, mi sa che ci conviene fare due chat, se non ci capiamo niente, Ma tu sei proprio un twitcher, raga. Ma che sei. c'entra, no? Non ci sto a capire niente. Uno Infatti, Stefanaccher. ho visto che ogni tanto mi fa sto problema che non mi cambia i titoli. Boh. Allora, andiamo, vai. Andiamo a coso, no?
Dove ti pare? Ma Yesha o qualcosa? Non prova di fare quella cosa del lupo. Vediamo se ci dice bene. Sì, magari se vieni qua lo famo, però se smetti di giocare qua cosa lì. No, è cattivare, ma ci stavo a capire niente, cioè. Ci sono. Ho capito. Vabbè. Grazie, voglio bene. Porco due, Pietro. Ha cacciato la gente, porco. Non ho cacciato, no, cacciato, posso, vabbè. Che sociali tutti tranne lui poi Perché poi è dall'altro. bello, sì. Si è troppo da ridere, come cazzo iniziano le cose. No, raga, finché siamo 2, 3, poi cominciamo a essere 5, no. Comincia a smanonnare, non riesco a capire. Eccoci. C'ho paura che te sparo con sta maschera io. È un fauno, un Una giungla. Non mi Una sarei giungla. mai aspettato di vederne una. Non mi sarei mai aspettato, no, sono venuti qua 12 volte però. Eccoli. Comunque quanto morono male. Te ne pare, bastardo.
Era qua? Vabbè, entriamo, dai, che c'è sta, ci sta. No. C'era. Ah, wow. Dove sta? Ah, un fungo, io, ma che è? Che è andato, era un fungo, eh. Ma il casco radiante non ce l'hai? Qual è il casco radiante? Ah, è il casco dell'armatura, via. Ah, che non mi piace. Lo so che è stupido di sta cosa, però esteticamente non mi piace. E poi non ce l'ho a palla, quindi... Sì, sì, lo so, se io faccio ste cose, macchitto tutto e poi magari c'è una cosa che non mi piace e non me la metto, capito? Ancora non riesco a trovare un casco che mi piace a sto gioco, a parte questo. E il cappello da cowboy, però. Che però ci sta malissimo sulle armature. Mi ha preso un petto proprio, ho preso. Culo grosso. Quello delle campane. Allora, quanti so? La madre, vedete, è bella. Quella che avete perso, quella regina per farla, è pure bella forte. Te pareva. Che culo. Grazie, letto già l'avevamo. Sì, no, questo qua. No, quello. È lo scaldabagno, quello. Lo scaldabagno, sì. Sì, infatti quella non è brutta, solo che è troppo... Cioè ce l'ho ancora da po' da... La devo ancora potenziare, quindi non me la son messa. Infatti quella non mi dispiace. Quella del DLC, The Resium, è bella e pure forte anche lei. Che è quella del guardiano? Quella del guardiano? Non lo so. Beh, no, sto di Oblivion. Ah.
Ma io sento... Ah, oddio, non ti ho mai fatto flashare questa cazzo di maschera. Capito? Eccolo, te sentivo. Te sentivo che te lamentavi. Sì, ho capito qual è, sì. È quella per me mi piace. Ho visto in qualche video gameplay. Aia, mortacci vostro. Oh, niente, ma dovevo avere un'altra freccia. Mortacci. Porca miseria. Sì, sì, il Warlord è quello con le corna. Quello qua. Fai la battuta del DLC. Ma come veniamo alla storia principale, lo famo? Ma non è... Cioè, non penso ci manchi tanto la storia principale, o credo. No, quello che dobbiamo fare è l'ultimo boss. È solo boss, no? Da raccattare qualsiasi cosa, sono proprio uno spazzino. Poi c'è stava il boss, no? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Era quello dei campani? Dei totem, da che era? Non mi ricordo. No, no, non è quello dei totem. Comunque, se volete qualche dritta su dove e come droppare varie cose, chiedete pure, tanto gioco su PS4 pure io. Ah, la paura! E se vuoi pure venire a fare una partita, andiamo qua. Se vuoi joinare. Sì, se vuoi... Noi stiamo qua. Arena delle prove. Arena delle prove. Sì, sì, mi fumo una sigaretta e arrivo, dai. Grande. Ah, questo è quello che si deve trasportare, via. Ah, è quello cosa, delle campane? Sì. Infatti, mi ricordo, è quello che dicevo, intendevo questo io. No, del totem, scusami, delle campane volevo dire. Questa di arma a questo punto. Mi sa che non la dovevo suonare. No. Cioè devi distruggere. Perché chiama i satiri, se no. Se fa da armatura con qua cosa. Aia, che botta. Incredibile, una volta che non sono morto ho ammazzato un boss, non ce lo credete.
Allora, se vuoi aggiungere canotti 89, aspetta. Con due trattini bassi, Che non mi ricordo. Underscore, underscore 89. Che non mi ricordo manco come si fa, c'è cioè, già amici. Allora, amici. Eccolo qua. Allora. Sì, ciao core. Allora, aspetta. Padri? Aggiungi o fai in party, va così? Aggiungilo? Fai in party... fammi una chat in tre così almeno... Che ogni volta che vado sulla play sento un po' la trasmissione, prendi. Cioè ogni volta che vado nel menu. Ah, devo uscire da qua, mi sa però, eh? Che c'ha lì? Immagini nel Bloodborne come... Mi pare, sì. Davide qualcosa, mi pare. Che... Questo già va bene, così. Già è cosa buona e giusta. Già partiti con la simpatia, la tua simpatia, insomma. Sì, cioè, l'immagine nel profilo del Bloodborne vuol dire... È fiducia, proprio. Vuol dire essere tanto, vuol dire tanto. Usciamo da qua intanto? Non decimo. Andiamo verso... Vediamo se riusciamo a raggiungere una pietra, perché almeno così... Lo chiamiamo, sì. Oh, entra. Freddo. Per questo giocatore ora siete amici. Faccio il party, eh? Sì, vai party. Volevo Metal Winter. Stiamo facendo un check qua. Fabie? Oh. Ah, ecco, sei entrato. Buonasera, ciao ragazzi. Ciao. 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 Davide, giusto? Bene? Davide, sì, sì. Mi sentite alto, giusto? No, mi sembra giusto. L'audio è buono. Perfetto, arrivo subito. Sì, sì. Noi siamo tipo davanti a un checkpoint, quindi... Arrivo. Sai che significa, Pia, quando uno c'ha...
C'ha l'immagine di Bloodborne come icona? Ecco. È il simbolo di garanzia per Patrizio. Che sei bravo a giocare. Ecco. Vabbè, li ho anche platinati, però. Io pure. Belli, belli. Io no. Io ho platinato la morte là sopra. No, lui ci ha rinunciato perché io poi gli ho fatto vedere, gli feci vedere in gameplay io, ma però gli era capitato uno dei boss peggiori, allora ci ha rinunciato. Ah, tutti sono platinato tutti. Io ho fatto vedere Lady Maria e ci ha rinunciato. Che bello. C'ho anche un video, l'ho salvato sul telefono quando la facevo tutta Perry proprio. Cioè tutta Perry, che bello. Io ci ho provato a giocarci, ma tipo tre mattonelle e morivo. Anche io, poi Bloodborne era il primo Souls che giocai. Perché poi non avevo giocato i Dark Souls precedenti, li avevo visti i gameplay e non li avevo mai giocati. Mi sono affacciato con Bloodborne. Ma Bloodborne è anche bello in sé, cioè nel senso, cioè è anche facile, è anche più facile degli altri. Paradossalmente ho avuto più difficoltà su Dark Souls 3 che su Bloodborne, infatti. Sì, insomma, Bloodborne è molto più schiva e... Allora, mi si tiene una partita. Mi sono morto pure su Bloodborne parecchie volte, soprattutto nei Chalice. Sì, nei Chalice Dungeon. Qua Amigdala soprattutto, sono morto pazzesco parecchie volte. Amigdala è una bastarda, Amigdala. però sì. Per quanto sto bestemmiato su Dark Souls 3... Sì, Dark Souls 3, io l'espansione da Midir, sono stato lì una settimana, non sto scherzando. Ho fatto l'espansione così, prima perché poi c'è Ringed City, qual è quella? Ringed City. Ringed City, sì. Ringed City non l'ho giocata, ho giocato quell'altra e... È in The Ringer City che c'è Midir il drago, c'ha 4 miliardi di HP, penso. Mamma mia, ho visto il gameplay di Midir, sì. Oh, ma è incuriosito, ma lo voglio andare a vedere. Io ho visto gente che piangeva su ho sentito gente che piangeva quando faceva Midir. Sì, sì. Anche il re dei draghi, non mi ricordo come cazzo si chiamava. Gente che sapeva, Midir è un drago che ti prende tutto lo schermo, te vedi solo i piedi. Beh, come quando facevamo su Neverwinter Tiamat. Se toccate il grosso spawn. Ah sì, giusto. Non ce l'avevamo accorti. L'avete fatte le campane queste qua? Io ho fatte stamattina. Ma okay. Cacco, siamo appena entrati, quindi... Pietro non credo che abbia fatte. Sì, da un anello della minchia, però tanto per averlo. Non mi ricordo, ma se l'avevamo fatte le campane? No, non avevamo fatte inizialmente, perché ci sembrava uno... È entrato? Sì, sono qua. Era questa è questa l'armatura della farfalla. Quindi. Quella che ti dava la farfalla, no, sì. No, pare tipo un medico della peste, proprio. Qui sto devi suonare le campane qua. Non mi ricordo più com'era, però. Io ho fatto stamattina, ma mi sono già scordato. No, qua c'è sono stato, Patria. Quello che abbiamo fatto. Sì, però devi suonare le campane e te esce fuori in anello. Ah, pure qua stanno le campane. Io quello che ho fatto stamattina, l'host della partita l'ha suonata due volte. Mi pare che era. Provo, ma era così. Ma c'ho la pistola del cazzo. C'è quella col pulsino, aspetta. Devo mettere l'altra, se no. Ah, che è vero, che noi ci abbiamo solo parlato con questo e poi me ne sono nato io. Mi sono parlato. Ma ancora avevo visto le campane, pensa un po'. Non me la ricordo più. Era una roba del genere comunque. Beh, comunque da un anello che è inutile. Che non sì, no, da un anello inutilissimo. Infatti sì, cioè, non perdiamo tempo allora. È inutilissimo proprio. No, ma poi stamattina ho riprovato a giocare. Mi è riuscito fuori il lupo. Ho detto comunque quasi questi magari vedono che ci sono le campane. Invece no, e tutti entrano pieni e gli sparano. Sono riuscito a prendere l'attiglio. Oh, scusa. Poi non so se avete preso la caratteristica che vi dà l'albero con la maschera, perché quella lì è utile, quella del. Ti dà la percentuale in armatura. Qual è? Madonna mia. Dai il lag, botta del lag. Stavo vedendo. Porca mignota.
mai fatto. Mamma mia, sì. Oh, è vero. È roba, pare che non gioca a cazzo troppo. Aspetta, qual è la caratteristica di un po' queste coppe? Scorza dura, mi pare che si chiama. Scorza dura. No. Dovrebbe essere scorza dura, aspetta che guardo, non avrei sbagliato il nome. Perché mi sa proprio che non ho fatto il boss. Scorza dura è una buona, sì. Scorza dura. Praticamente devi mettere quella maschera che trovi da quello che ti fa. Da quello così. Che parla da solo. Sì, ti dà la maschera, tu la indossi davanti all'albero, non il boss l'albero, quell'albero che trovate sulla terra ogni tanto che li fermo. Cioè, quello che abbiamo ammazzato. Quello che abbiamo ammazzato per prendere bravo, il ciondolo. Bravi, ah. il ciondolo è buono. Infatti io c'ho quello addosso. Se voi vi mettete la maschera e parlate con lui, lui vi prende in mano e vi dà la caratteristica. Vi dà la caratteristica. Buon sapere. Non sapevo sta cosa. Fate strada a voi perché io non vedo neanche la mappa. Mi pare che questo non l'avete esplorato, quindi non lo vedete niente. No, ma no, comincia adesso. Stati, sì, proprio poco fa proprio, quindi. Niente, che sullato, che madonna. Si vede che penso io entrando nelle avventure degli altri giocatori, di solito la mattina mi faccio qualche avventurina così. Sì. Ho visto gente che c'ha certe armature che tutto cazzo di poi faccio, ma danno presi, andando a finire questa roba. C'erano certe armature allucinanti. C'è quella del labirinto che è forte. Sì, ho visto stamattina quella. È fortissima. Io non lo sto usando perché veramente mi dà noia, perché dopo troppo forte, se. Ah, sì? Ho visto stamattina, Ma sì. Devo mettere io allora che moro spesso. Oh, da te ti basta quella di letto, sei a posto, non mori più. Quella di letto è per fare il tank, non mori sì, più sì. Quella. E quella la devo alzare, è tutta. Facciamo ancora con una quella, base. Con quella mi sono fatto le farfalline da solo, in incubo, senza morire con quella. Ma dai! No, farfalline. Da solo, poi se la giochi in 3 ti shotta, perché in 3 aumenta la difficoltà. Ecco perché ci abbiamo messo così tanto. Mamma mia, guarda, non ci puoi pensare. Volevo cancellare il gioco io. Vabbè, che siamo arrivati sottolivellati noi quello probabilmente. Per paradosso vi faccio giocarlo da solo sto gioco. Beh, per certi versi sì. Qualche volta sì. Magari quando arrivi a un certo punto che sei livellato abbastanza oppure giocarcela solo. Alla fine. Sì, beh. Anche dopo in compagnia ti diverti, fai. Vabbè certo. Certo, poi in compagnia il danno di qualsiasi cosa è triplicato, è fatto per 3, quindi. Sì, è triplicato, proprio ci ho fatto caso anche io. Ma poi penso che dipenda anche dall'host, da quanti punti caratteristica all'host. Ma anche sì. Ah sì. Cioè di sì. C'è una differenza proprio da passi a quando giochi in 2 sì, a quando no, giochi in 3. No, però dipende da chi te osta però, perché sì, visto, secondo me. Noi siamo andati aiuto a Stefano, porca miseria, avevamo fatto gli shottavamo con un colpo i nemici. Poi l'espansione della neve è molto bella. E poi ci sono anche delle cose fighe, perché c'è un anello che se tu dai sanguinamento a un nemico, ti rifulli vita. Figo. E quindi dai sanguinamento con abilità che trovi sempre nel. No, ma poi ho visto che ci sono alcuni personaggi su espansione che sono troppo fighi. Con 2 o 3 boss che sono troppo fighi. Sì, i boss sono veramente fighi. Ok, abbiamo fatto il giro, ma dobbiamo andare sul ponte e andiamo a sinistra. Cioè. Penso che mi mancano anche a me gli artigli, perché. Ogni volta non c'avevo il sì, mi mancano anche a me. Non li userei mai, però sono che collezione. Anche sì, perché corpo a corpo su sto gioco non è che sia. Sì, non me non mi. Però vuoi me corpo a corpo non mi fa fastidio, ma. Però che sia fondamentale. Però vuoi metta invece lì e fa il 4, cioè. Sì, no, beh. Sì, perché quando fai corpo a corpo è proprio Souls-like. Col corpo a corpo. Il bello del gioco, di sto gioco è proprio che so che spari. È uno dei pochi TPS in cui fa il cecchino e le dà soddisfazione. Davvero? Sì.
Perché nei DPS di solito fa il cecchino, ti rompi le palle. Ma infatti sto giocando con questa armatura qua che è forte, poi è divertente da giocare. E quella da cecchino? No, sì, volendo, io uso la balestra. Praticamente ogni volta che ricarichi aumenta il danno del 30% per 10 secondi. Capito. È divertente più che altro. C'era quella del bandito che una volta era forte con la balestra, ma è stata nerfata. Quella lì, io quella volevo prendere, quella che ti fa fare due colpi prima di caricare, due o tre colpi prima di caricare, no? Sì, la balestra, una volta, ma una volta praticamente la balestra, il devastatore ha 5 colpi, no? Una volta sì. Lui contava ogni colpo 35% di probabilità che rientrava. E invece adesso, dopo che l'ha nerfato, lui praticamente 5 colpi li conta come uno. Hai capito? No. Quindi è prima ogni colpo era 35% e tanto, ce l'avevi sempre. Pam, pam, porca miseria. A me piace, cioè io fino adesso l'ho giocata da cecchino, però mo ho cambiato sto fucile perché comunque mi refulla tantissimo la mod. Quindi È stato nerfato. Stanno nerfato, ma ho fatto sta build così con l'armatura questa qua che è bella, dal critico il danno una percentuale. Poi gli anelli. Vediamo se magari ci dice culo beccamo il dungeon col bastardo che ci frega. Ho detto che te devi mettere qua, non devi ricaricare il fucile. Che me frega la balestra. Ti dà quella rimbalzante, infatti. Ma quel bastardo ci è già scappato 4 volte. Ho visto dalle live, l'ho visto. Porca miseria, che rosicata. Come dà fastidio sta cosa. Aspetta, va così. Almeno si vedo. Perché c'è qualcuno qui che fa il cacciatore e non la usa mai. Che? È la mod per far vedere i nemici fuori da attraverso il nemico, dopo si trovamo davanti. Non ce l'ho su questa arma qua. E in più ti aumenta anche la percentuale di critico. Quindi. Vedi, non mi date mai retta. Comunque è gratis sto gioco. No, gratis si sta, un bel giochino. È una sbottissima. Sì, ma gratis sì. Per me questo gioco qua varrebbe 19 euro. Secondo me. Sì, concordo. A essere generosi una trentina, dai. Sì, essere generosi. Se te magari non va magari nell'edizione quella con tutti con gli DLC compresi. Tutti e due DLC. Anche perché alla fine del DLC completo, alla fine è solo quello sulla neve, perché quell'altro è sopravvivenza. Una classica sopravvivenza, inizi senza niente. L'ho fatta, ho fatto i 100 boss, ho preso tutte le robe che c'erano da prendere. A posto. Sopravvivenza c'ho un po' il timore a farla. No, ma intanto i 100 boss che devi fare li puoi fare anche in un anno, cioè nel senso. Non è che devi farli di fila. Quindi. Quindi è una cosa che te la porti avanti piano piano. Esatto. Io. Sto foglione qua ma ha levato tutta la vita. Io pensavo fosse una sopravvivenza tipo classica avventura survival in cui devi fare una one shot, capito? Tutto insieme. Avevo stato qualche fortunato con i random, ho trovato della gente bravo, sono arrivati anche a 13 boss in fila. Madonna. Dopo un e po che te dà come ricompense? Allora, 5 boss ti dà un trofeo, vabbè, sti cazzi. A 10 ti dà un trofeo e a 10 boss di fila ti dà la spada, quella che lancia la roba, che ce l'ho, adesso non la uso. E in più ti dà praticamente quella spada che vedi che puoi comprare con 100 cose luminescenti da quello quella lì e gli occhialetti, cioè niente di così. Quello ce l'ho pure io, ma non li posso prendere perché non c'ho. Però c'ho gli ingredienti. A 25 boss. Ti dà un amuletto che praticamente ti aumenta la percentuale di XP a ogni uccisione che fai senza morire al massimo di 30%. A 50, adesso non ricordo bene, a 50 ti dà un altro tipo d'amuletto, ma l'amuletto migliore è quello che ti dà 100 boss, che praticamente se tu metti quell'amuletto, il pezzo d'armatura del petto ti conta 2, quindi praticamente puoi mettere il petto che ti conta già 2 bonus dell'armatura, le scarpette e la testa puoi mettere un altro pezzo di un altro set. Non ti serve, non ti obbliga a fare il set completo? Perché... Sì, ti fa un set completo ma puoi aggiungere anche un pezzo di un altro set. Cioè, è un mini bonus diciamo di un altro set. Un minimo di un altro set. Niente di così, però.
fatto, ieri sera ho fatto anche l'hardcore con un mio amico e ho preso gli anelli, quelli più forti secondo me che ci sono da prendere. Hai capito, sì. Uno è quello che praticamente quando riponi l'arma te la ricarica, ma fa velocissimo. Sembra una cagata. Sembra una cagata, ma non lo è in sto gioco. Eh no, non te fa spiegare le cazzo le munizioni. Eh sì, skippi l'arma velocemente, se già carica l'altro. Ah, queste qua. Sì, guardate, non me le ricordo, perché è lunga. Se guardate un video su YouTube potete prendere sia una caratteristica, che mi pare che sia anche buona. Ah, ho già fatto questo. Tutte e due, tu avete preso tutte e due, sia la caratteristica che l'anello. Allora, grazie. Abbiamo fatto tutte e due. L'altra sera ci siamo chiusi subito su YouTube. Allora. Manca, ce ne siamo persi uno come al solito. Fai notare la roba che ti sta arrivando, sì. Sta raccattando, cioè, i funghi. Ho fatto tutto il giro di tutta questa costruzione. Ho sprecato pure due cuori perché mi hanno bersagliato due frecce. Sì, comunque le skin dei vestiti, certo, sono fighe, li prendi solo facendo la sopravvivenza, perché te le dà lì. Sì, io, noi ieri con quell'altro amico nostro abbiamo fatto un'avventura a Incubo, ci ha dato tre frammenti dei luminescenti, un boss. Ah, beh, sì, possiamo giocare a Incubo, sì. Possiamo andare lì. Mazzacci vostra. A questo punto viaggiamo fuori da qua, no? Senza che spada, che se li fanno tutto avanti e indietro. Ma non ti fa. Ma adesso si è attivato, non ti fa. Brutti del tuo coglio. Culo. Aspetta, mi metto un paio di punti. C'è un po' di punti di vedere artistica da mettere, spam al volo. Questo a 20. Ok. Poi c'è un altro amuleto sulla terra che è forte, è raro da trovare, l'amuleto di letto che praticamente ti riduce l'ingombro. L'ho trovato proprio 3-4 giorni fa a caso, la mattina, l'ho trovato lì. Oh, aspetta. Mi ho sbagliato. Abbandono il dungeon. Sì, è quello che ti diminuisce l'ingombro e non ti fa far fatto. Esatto. Che poi te lo fa fare, quella cosa lì te la fa fare anche l'amuleto che ti ha dato l'albero uccidendolo un pochino. Per me alla fine è meglio quell'amuletto lì. Beh, io mi ci trovo bene con questo amuleto. Perché comunque ti dà un po' di armatura in più in percentuale, un po' ti dà un po' di diminuzione dell'ingombro, fa tutte e due in uno, quindi... Veramente mi sono messo quello all'inizio e non me lo sono più tolto, cioè non ho più cambiato, ho messo quello... E anche io lo usavo all'inizio, poi dopo quando poi un po' ai movimenti dei nemici, i boss non lo usi neanche più. All'inizio anche io lo usavo. Poi dipende da uno come gioca, ognuno gioca come tempo. Ah, sì, sì. Io sono un po' casuale proprio. Non c'ho tanta. Quel caschetto lì no, esteticamente è il più bello, secondo me è uno dei più belli. Sì, perché boh, non lo so. Poi vabbè, solo estetica alla fine, non è che. Sì, esteticamente è molto bello, però come abilità questo tipo come non... Vabbè, io perché lo usavo parecchio per il fatto del cecchino questo qua, in realtà. Infatti c'ho tutte le cose che mi fanno colpire da lontano. Questa non mica vista a te, abbastanza. Fatta la capriola questa. Comunque alla fine di sto gioco siamo noi che andiamo a rompere le balle agli altri. Esatto. Questi stanno tanto bene nella terra loro. Infatti. Siamo come gli americani con gli indiani. Esatto, wow. Sì. però gli indiani ci fanno lo scalpo, beh. Abbiamo scoperto un modo per piacere nei mondi, boss, andiamo a rompere le balle a tutti. Arrivo.
Io soffro di labirintite, dove gioco. Che lo dici? Sarà l'età, con l'età. Toccherà far vedere un navigatore. Secondo me sì, è l'età, perché pure io. C'è tutto, sono proprio. Giro un tondo poi, capito? Ma dove che sei invecchiaccio a questa scena? Lo so. O forse questo potrebbe essere il cane, o forse il scimmione che salta. Uno dei due. Capace che sì, capace del scimmione. Per me lo scimmione che salta. Però anche lui droppa due armi, anche lui droppa due armi diverse, se l'avete. Sì, capito. Io una ho presa stamattina. Okay. Perché quello ha sparato al quello ha sparato al totem prima di entrare, si è girato. Stamattina hai preso tutto. Ci ha dato una... Sì, stamattina è stato proficuo, ho preso un set d'armatura. Due armi, nove e... Sapevo so entravo. Ah, vabbè, mi sono messo a fare. Avete l'armatura del vagabondo? No. Sì. Io solo l'elmo, c'ho. Quella del vagabondo, dopo ricordatemelo, la faccio prendere. Cioè, c'avete il check alla prima missione della storia, cioè la prima, proprio il primo spawn è lì, dietro una parete finta. Ah, sì? Sì, sì. Ah, cosa del fondatore, lì. Bravissimo. Ma vaffanculo, a saperlo. Io mi sono girato pochissimo con la stanzetta lì. Sì, proprio la prima. Dove c'è il cristallo, vai sopra, c'è la prima stanza che trovi la scheda. Lì c'è una parete finta che la sfondi e dietro c'è l'armatura. Ma pensare. Ecco. Io ho trovato solo l'elmo, ho trovato. L'elmo lo trovi in giro random invece, sì. Lì c'è busto e gambe. Poi questa qua della farfalla è carino. Ho vedere. Ah, sì, gli ho messo la skin sopra, però è carino. Dico che immaginavo. Monkey King. Vabbè, a me manca la spada, mi sa, lo sai. Così ti dà la spada, giusto? Sì. Okay, lì la lancia. Vabbè. Oh, c'era un per cooler. A me piace sto boss. È carino. Sì, sì. Ma infatti in questo gioco qua, più che la difficoltà dei boss, sono i minion che rompono i coglioni. Esatto, bravissimo. Quello che gli stava a dire ieri sera. Bravissimo, sono loro che rompono i coglioni. Che pushano, perché quello è il problema. Sì, a parte quando picchi la regina di Iskall, che è un dito in culo. Lei è dito in culo. Quella l'hanno fatta. Quella è un dito in culo, veramente. Sì. Aia, oh, subito mi ha preso. Aia, bastardo. Capito? Non te sposta. No! Che cazzo mi ha preso? Vabbè, tanto è morto. Tanto è morto. Ma così? Sono morto così male? Mi dovrebbe aver dato una parte. Sì, sì, corda da tempesta. Corda da tempesta. I boss di quello con la neve sono rompipalle, lo dico. Sì. Ce n'è uno che odio proprio. Ma poi dipende dalla difficoltà che giochi. Se giochi a normale in 3. Andiamo dai, faccio spoiler, via, la lancia è questo, guarda. Ah, carino. Ah, è figo. E mi sa che l'abbiamo fatta tutta. Eh sì. Quindi torniamo al World.
Un altro boss che mi ha fatto diventare matto all'inizio è stato il mazzolatore, quello che quello c'ha la massa in mano che arrivano i, io li chiamo i testicoli esplosivi. Madonna. No, ah, che fastidio. Quello lì fastidio veramente mamma fastidioso. Mamma mia. Quello e pure il drago all'inizio, ma... No, la dico la verità, il drago, grazie al drago ho platinato il gioco, perché penso che sia uno dei boss più stupidi il drago, dico la verità. Quello non... ma quando ci sono arrivato la prima volta ero tipo una pippaccia, quindi... Che beh, beh, all'inizio sono tutti rompiballe, poi dopo magari sai. Salute. Grazie. Io se ne va purtroppo. Torna al World 13. Ah, se c'è il checkpoint della storia, ti puoi andare a prendere, anzi potete andare a prendere il set del vagabondo se volete. Ci sì, mo devi mettere Pietro il checkpoint della storia. Che anche quell'armatura lì non è male se ti piace giocare correndo e muoverti, non è malaccio. Io non ho ancora ammazzato, l'ho provata. Però non è male. Io lo devo prendere solo perché mi piaceva esteticamente. Praticamente ti dà i tre pezzi, ti dà il 20%, 25% di più di danno se fai una capriola o ti muovi per 10 secondi, ti aumenta proprio il danno. Ah, ok. O se schivi, o se fai una scivolata. Allora, ma come ce l'hai questa? Più 8, ma non siamo già che ci sto. Non ci faccio un cazzo però. Precipizio. Ciao pelato. Che c'è? Mamma mia, che fastidio. Che cos'hai? Cosa posso potenziare? Ah, questa qua è, scarica fulmine. Ma la, la balestra che ti dà il tizio e il ladro lì è questa, aspetta, dov'è? È forte? Non l'ho mai usata perché a me non mi piace sinceramente. Questa qua. Questa qua che tira i fulmini? Ah, ah, vedi i dischi. Vedi i rimbalzi. Non è... c'ho delle armi fighe del DLC della neve tipo questa. Che figa! È la mod tira una fiammata tipo per terra se non ce l'ho carico. Poi una figa figa questa, è anche forte. Oddio che figa! Praticamente questa, più la mod è carica, più spara veloce, e la mod fa tipo una vampata. Porca miseria. Questa qua è figa, te la dà il boss finale questa. Certo, ma è che te la dà un boss a metà così ti fa tutto il pezzo. Ah no, per no, 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 però te la regala, però se la ammazzi te la dà più 10, cioè subito. Ah, subito maxata, te la dà. Sì, almeno quello. Ma no, vai, andiamo a prendere, avete potenziale. Andiamo a prendere sto pezzo d'armatura. Ma una cosa ti voglio chiedere, ma hai visto il... quando fai le avventure ci sono quei pilastri? Sì, sì. Che lì, con quella cosa illuminata? Quelli lì servono per farsi il set, a mio avviso, uno dei set, quello che ti dicevo prima, uno dei set più forti del gioco ma noiosi, è quello del labirinto. Ah, è quello lì, ok. Praticamente per fare devi andare a parlare con la, devi andare in avventura su Corsus e trovare la regina. Tu gli parli e ti dà sta chiave di criptolite. Tu dopo a random in tutte le mappe puoi trovare sta cosa qua, la devi sbloccare per tre volte, la terza volta ti manda al labirinto e lì c'è l'armatura. Ah, quindi devi te dare la chiave e te in tre avventure sblocchi devi avere la fortuna di trovarli, puoi anche metterci tre volte, puoi anche metterci 50 volte se sei sfigato e non trovi. Ah, ok. Al primo step ti dà una caratteristica, al secondo ti dà una caratteristica e l'ultimo step ti fa andare nel portale e ti fa prendere l'armatura. Ah, ok. Sì, quell'armatura lì è veramente... È quella che c'ha tipo l'elmo che sembra di Alien, tipo... Sì. Sembra tipo un Vex di Destiny, non so se hai mai giocato a Destiny. Sì, un Vex. Dove vai? Va a prendere un po' di ferro, aspetta. Poi tanto te sparano qua, sto attento. Distruggo tutto, lo stai.
Non mi può aiutare, non mi dirà niente, vai via. Sì, l'espansione di Corsus è bella, però ti sblocca praticamente solo avventure, qualche roba di nuovo figa e forte. Ma quella della neve è più bella perché c'è proprio un po' di storia anche, in un nuovo world, il World Prime. Sì, infatti è una continuazione della trama principale, no? Esatto, esatto. Ah, guarda, è un peccato che questo gioco l'abbia lasciato, non dico morire, però che non... è un peccato. Se lo avessero supportato, se lo supportassero ancora, secondo me, adesso che l'ha messo gratis, si farebbero tante di quella gente a giocare, secondo me. Che... Perché sì. quando è uscito Corsus? L'anno scorso? Sì, è l'ultimo, è uscito quest'anno, l'ultimo. Mi pare 3-4 mesi fa, mi pare che è uscita l'ultima espansione sulla neve, non voglio una cagata, però. È bello che hanno fatto il 2 di Remnant, c'è il 2, ma è un gioco totalmente diverso. Ma dai? Sì, sì, è per Wii, mi pare, neanche per... Non vorrei dire una cagata, mi pare che sia solo per Wii. Praticamente è la storia del fondatore, dal piccolino. No. Però è più un Souls, nel senso che gioco le corpo a corpo e basta, è proprio diverso. Penso molto, un po'... molto più bambinesco. Ehi, viaggiatore. Cosa ti serve? E questa è l'armatura del troppo bello. Sì, quanto è bella, ho visto in un video. E poi è forte perché ti toglie vita, vedi quando ti curi, però appena tu fai danno ti recupera vita e più fai 30%, 35% di più di danno. Ti toglie la vita. Vedi? Sì. Però ogni abilità che tira, ogni hit che dà il nemico, tu ti fulli. Mm. Quando arrivi a uno non muori, resti a uno, non muori, però... Ma questa è quella che sta nella nave sotto al ciccione, sì, con sudeste? Esatto, esatto, proprio lei. Poi comunque ci sono degli anelli che aiutano sta roba qua, che ti fanno scalare meno la vita. Mm. Quindi non è poi tutto sto grande. Dai, mi rimetto l'altro. Ho pompato un po' l'armatura di Leto, però ancora abbastanza. A letto non muori mai con letto, se fai l'abituato bene. Cioè muori se dopo un po' il danno è danno, però. Metti il check della storia, via. Nascondito del fondatore. Devi tornare nella storia, quindi? Sì. Per un attimo, giusto per prendere. Sì, proprio ci metto un millisecondo. Che devo caricare? Il nascondiglio del fondatore. È proprio il primo spawn sulla terra, mi sa. Vedi un po', Patri? Perché mi sa che mi sono tipo un cartone. Cazzo ho fatto. Che io c'ho la webcam sopra e non lo vedo. Senti come russa. Ma è vero. Si è addormentato? No, sta in coma, sta. Cioè, i gatti miei che stanno proprio tipo sbragati uno da parte e uno dall'altra, proprio. Tipo un incontro. Sta in coma, sta. No, io c'ho il mio cane che ha 14 anni che fa delle scorregge che sono tossiche, muoio ogni volta. Se devi prendere boccette e curare. Sì, mamma mia, ti apro il pure quello che c'avevo prima io, il cane che c'avevo prima di lui. Che è morto, c'ha 14 anni, sparava certe... Mamma, ma lui guarda, parlo piano, è ancora in forma, spero che campi 30 anni perché farò una crisi quando... Ah, faccio una crisi. Io sì. E mamma, io faccio quel lavoro. Io ci lavoro con i cani. Vediamo se la vedete dove la parete. Eccola. sì. Ma mo che mi ha fatto notare, già la vedo, prima sembra un armadio a caso. Eccola là. LOL. Presa. Mo se, cappotto del vagabondo, brache del vagabondo. Vediamo se ne potremo pure andare. Sì. Sai... Ehi,
Metti che poi le avventure sulla neve le puoi anche fare, però magari sai, le fai anche nella storia un pezzo di avventura, diciamo, sul, però le puoi anche fare volendo, se vuoi farle. No, ma basta che non ti spoileri. Ma ti spoileri i boss. Ti spoileri i boss, è quello, eh. Infatti quando l'ho preso anch'io mi sono fatto la cazzata, che ho fatto subito l'avventura pensando che fosse solo da lì, no? Invece dopo ho capito che per fare praticamente la storia devi cancellare la tua storia, quella diciamo dalle ceneri, e creare la storia di Resum. Sì, ne devi fare un'altra. Posto dico, ne è consigliato finirlo prima, sì, almeno, la dei ceneri, e poi farsi Resum. Te lo togli dalle barre. Ma vediamo sta, come sta armatura, com'è. Vagabondo, un danno per accumulo, danno per accumulo. No, il giacchetto è figo. No, è... poi è leggera, ma sono armature leggere, poi dipende. Purtroppo che c'è la maschera da fabbro. Praticamente vedi che quando corri o fai una schivata sotto si carica un... Sì, ci sono dei stack. Vedi? Tu quando sei al massimo per 10 secondi fai il 25% in più di danno totale, mi sa, anche non solo di solo a distanza. Non avrei detto buono. Io questo però mi vesto da satiro. O se volete vi do una mano a fare la farfallona gigante. Ah, la regina. Sì, l'ultima missione, se volete vi do una mano. Quello stavamo aspettando. Ok. Che lui ha detto non va, fate senza di me. Ok, posto. Oh, se volete fare un'avventura su Resum, tanto per. Dai, proviamoci, dai. Non sei a piatto, non sei cosa gli. Ma sì, spoilerà sei boss. Cazzo, ma come sì, vabbè, scusa. Io voglio spoiler. Sì, non si riesca a prendere sta armatura qua. Magari se fortuna sì. Se spawna, deve spawnare un mob grosso che ti dà un corno, che comunque se spawna quel mob lì che uccidi e ti dà il corno, vuol dire che nell'area c'è per forza l'altro. Cioè per forza il mercante è quello che tu desti. Esatto, quindi. Io la prima volta mi sono sbagliato, gli ho dato il corno e... Come ha fatto quello che ci ho giocato stamattina. Cioè, esatto. No, perché comunque tante robe di questi giochi qua, anche i Souls, non mi piace tanto spoilerarmi, perché sono fatto io così, mi piace. Però dopo un po' quando divento scemo mi spoilero, sono onesto. No, vabbè, noi abbiamo sempre scappellato col lupo pure. Il lupo, come ogni volta che siamo entrati, l'abbiamo ammazzato. Cioè, il lupo sinceramente, io non ci sarei mai arrivato da solo. Ma nemmeno cioè. Io. Infatti, cioè, esatto. Ma io non ci ho proprio mai arrivato a pensare che devi suonare le campane e parlarci con quello invece di ucciderlo. Questa è bella come mappa. Sì. Nero, proprio bella. Bella sta zona. Tu la che... Ah, caga. Muore. Anche qua c'è un'altra quest che non ho mai fatto neanche io, perché non ho mai beccato insieme, che è un'altra di Bali. Ti dà una caratteristica praticamente che ti aumenta i benefici di ruba vita. Quella è praticamente quando ti curi con quell'anello che dicevo, con questo inguinamento, ti aumenta il beneficio, no? Sì. Praticamente deve spawnare un NPC, in più deve spawnare una gabbia dove c'è dentro un suo cucciolo che devi liberare, ma non spawnano insieme, è casino. E qua c'è tanto. Io qua trovo tanto ferro indurito su questa espansione, che mai di sorte. Ne sa tanto? Qua sì.
Ne ho fatta una sola avventura qui su Resum, perché me l'ho sbagliato. Sì, ho visto che hai la corpo a corpo del bosco, il cane. Là. Ho fatto quello, sì. Allora, quell'arma figa che ti ho fatto vedere prima, si fa uccidendo prima il cavaliere e poi il cane. Il fucile, ah, ok. Lì sicuramente ho ucciso prima il cane e poi il cavaliere. Sì, è morto prima, certo. Prima il cavaliere e il cane, sì. Con la boss fight lì mi è piaciuta parecchio, anche la musica mi è piaciuta parecchio. Bella, mi piace, ma poi lui mi piace esteticamente. Sì, sì, quella lì è proprio carina. Cioè, le musiche di sto gioco sono belle proprio, devo ammetterlo. Allora, stiamo. Vedi quanti. Quanti che sono? Merda. Ok, i sorci che esplodono, che ti vengono addosso. E guardo qua su. Grosso, oh, questo qua. È grosso? È quello grosso qua. Aia merda. Ma c'era un altro, due? Ma non gli faccio un cazzo a questo. La vita ovviamente veramente di tanto quando sono sempre. C'è una differenza tra giocare in due e in tre che è allucinante. Sì, e siamo normale, sì. Pensa a Incubo. O alle difficoltà più alte. Sì, sì, ma infatti le difficoltà Incubo, te lo ripeto, è bello da fare in compagnia, ma giochi da solo ti sento sentito quanto giocare. Sì. Cioè fai un Incubo in tre e un boss c'ha, non so quanto c'ha tanto. Noi Piego e Cicca abbiamo fatto la sopravvivenza, cioè l'avventura Incubo su Rom. Sì, sì, ma immagino. L'abbiamo fatto in due? Guarda che ci hanno fatto. Ah, lo so, lo so. Il boss è quello lì che ti spara lì, lo sciame, quello lì che c'ha l'alveare in testa. Ah, quello lì, sì, sì, quello lì. Quello lì ci ha distrutto. Ma il problema di questo problema è che ci sta anche che gli aumentano la vita, però che gli aumentano il danno in quella maniera lì è sbagliato. No, c'è una differenza proprio allucinante. Cioè ti cambia da così a così il gioco. La vita ci sta che ne ha di più, perché sei in tre ci sta, ma tutto quel danno in più non ci sta secondo me. Ok, cosa grossa. Aia! Ma due così grossi, due. Sono troppo grossi. Aspetta, retro perché sennò. Brucia. Uno è andato. Ma gli faccio, gli davo 1000. Allora. Con il fucile del cecchino facevo più di 1000 a botta. Pensando che cosa c'è alla fine di questo dungeon, cosa c'è? Quando sta? Qua c'è un oggetto.
grosso. C'è un topolone. Aia. No, merda, ho sbagliato. Cura. Ok. Non fa le risorse. Kylo, vai a cuccio, papà. Sono pure gli sorci volanti. Lo zaino è pieno. Attenti, nemici volanti! E vaffanculo. Kylo, io non te scopo i cuscini. Un culo. Aspetta, mi metto, c'ho delle caratteristiche da mettere. Mi raccatto la roba, qua se c'è qualcosa. C'è un bosco. Cioè, mi devo sta roba. Comunque anche i consumabili sono utili su sto gioco, io li piglio sempre. Parecchio. Tipo quelli di dente di fango che ti aumenta la resistenza e vita per un'ora. Parecchio, parecchio. Anzi, fammi prendere questo prugna dorata. Ciuccio questo. C'è anche la prugna dorata, se no, tipo un centinaio. E quello del critico. Ah, bisogna che mi metta nel menu rapido quelle bottigliette che ti tolgono il congelamento, perché ti congelano. Aspetta che me la metto. Quelle rosse, queste radice speziata. Sì, perché c'ho sulle bende che qua non servono a niente. Qua c'è... Ah, c'è il... Tana dello sciacallo. Oh. Vai. Che cazzo? King Kong. Vedi che bello? Ma il scimmione gli tipo Yeti. Non tirarmi le palle di neve. Hai punto debole i piedi e buffati così. Le gambe, mi pare. Le gambine. Occhi i topi. Sì, qua un po' più moroni topi che... Aia! Aia! Lui tira la...
Ma voi cerca di ammazzare lui, io cerco di ammazzare dopo, oh. Comunque sì, oh. Vai, vai. Tu tira i sassi, oh. Che torna. Ma chi dice che mi partono sui piedi? Sì, 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 scusami, c'hai i piedi, sì, sì, più i piedini, c'hai più freddi voi. Vediamo di quanto vedo. Basta, tirarmi le breccole però. Ma che cavo? Non cavo sinceramente. Ai sorci. Ma guarda tu mentre mi stavo a curare. Pietro è caduto. Lascia la mignotta, non ci voglio credere. Ah, che mazzo, ma hai visto come è morto? Che è morto cadendo giù lui. Cioè, no, me stavo... però anche il boss è morto cadendo giù da qua. Ma mi stavo a cura col cuore, mi è arrivata una pallata, pam! Non ho visto proprio il boss che è morto tipo con quel poco di sanguinamento. C'è una potente mod arma. Che miseria. Pietra, hai preso una di ste buche qui, scommetto. No, mi stavo fermo a curare. Mi stavo a prendere il cuore, mi stavo a mettere il cuore e pum, mi è arrivata una pallata assurda. C'è una mattonata da tirare. Una mattonata, ma dato, sono volato via. Ah, ci sta bene quella cattiveria. Quella. Ma che c'entro io? Io ho fatto niente. No, visto, io non ho neanche visto te che cadevi. Ho visto proprio il boss che tipo che aveva poca vita, no? Sanguinamento e lo sciamo lo stava uccidendo, no? Ha fatto il cascato mentre saltava. Sì, sì. L'acqua è morto. Ma cacco, prima di morire è riuscito a tirarmi una pallata. Ah, vabbè, doveva fare una vittima prima. Perché sennò non era contento. Quella è giustizia, è giusto così. Sì. Comunque sempre in piedi, sempre last standing. Capito? Stavo a bere. È come tu provi a bere una bottiglia d'acqua e ti tirano una pietra. Vedi come ci rimani. Come la falena che mi sono ritrovata a uccidere da solo. Esatto. Quelle sono un casino anche quelle lì in compagnia, perché tirano quelle robe là, le bianche. O spari a scalette bianche o spari a lei. A fare lo stesso discorso, sono resistito fino alla fine, mi vado a curare, mi tira la botta e vado a finire sotto. Siete morti tutti e due poi, come due scemi, tu e quell'altro. Ma io alla fine, oh, proprio alla fine. Quell'altro è cascato di sotto. Oh, io praticamente a curarmi, casco di sotto, tu gli spari e muore, cioè veramente. Manco la cosa dei sultani, cioè. Poi ho fatto pure la clip di quanto è un sultano. C'è quella super schivata incredibile. La super schivata, sì. Che ci ha dato questo boss? Perché ci ha dato il avorio dello sciacallo, che ci fateva fare una mod prima. Allora, qua c'è un dungeon, proprio qua. Qua davanti a noi. O se no si fa il giro più lungo. Potete fare prima questo, quello là è uguale. Come lo pare? Facciamo qui, tanto è qua. Tanto ci ha detto sfiga che non c'è capitata la mappa con il bestione. Sì. No, ti sarebbe già spuntato, mi sa. Sì, ce l'avevi. Vabbè, lo trovi comunque, non è così. Cioè. No, vabbè, la rifaccio, non è che... Infatti. Ecco, l'armatura lì è figa, che c'è un playstyle, cioè devi giocare in un modo diverso. Sì, devi stare sempre a sparare perché ti toglie la vita. Ti succhia la vita, ma quando tu spari, cioè è praticamente tu tiri lo sciame, no? Poi da un boss tiri sciame, gli dai sanguinamento con la balestra, tu vedi la vita che se ti sei preso il cuore, vedi la vita che va sempre su per 30 secondi. In più il danno è aumentato del 35% da armi a distanza corpo a corpo. Danno totale? No, totale, solo distanza e corpo a corpo. Ah, solo distanza, corpo a corpo. Sembra bene sa skin quella. Ma che mi è arrivata la notifica sulla play tipo mini, non l'ho mai vista, non è successo. È un errore, come sai? Marfieraio, ah eccolo, si magari al ciccio. Ah, allora c'è il coso da qualche parte? Ah, c'è il mostrone da qualche parte, sì. Sì. È quasi inutile che li parliamo adesso, allora. Cioè, tanto... Ah, da, torniamo indietro? Sì, sì. Tanto ok. Hai visto? Che culo. Sì.
Oh, almeno credo che doveva spawnare per forza il cinghialone. Se c'è sta, se c'è sta lui. Ma non mi sembra di averlo ucciso, raccolto roba, non vediamo materiale. Non mi pare proprio che è arrivato a me. No, assolutamente. No, aspetta, usciamo senza che piamo il coso, usciamo direttamente dalla porta. Sì, è vero. C'ho questa abitudine di sedermi sempre. sono abituato con i Dark Souls, che Dark Souls quando ti siedi è fondamentale perché ti salva la vita se ti dai il follow. Sì. Peccato quando ne trovi uno te fa lote, sai che cosa ha la vita. No, il terzo è anche più facile, perché il terzo c'è un falò ovunque. Il primo all'inizio non hai neanche del trasporto, fai falò finché non arrivi a ammazzare i primi a metà gioco, quindi ti fa sempre tutto a piedi. È tediante, però sono giochi che piacciono o non piacciono, se non li giochi basta. Sì, no, quei giochi sì, o ti piacciono o non ti piacciono, o lo stile ti piace o se no lo odi a prescindere. Già Bloodborne metti che è già più un po' per tutti, anche se è difficile, un po' già più... È più next gen, diciamo. Sì. Allora qua si apre, sì. Vediamo che sia di qua il cinghialotto, no? Vediamo. Tanto non c'è nessuno. No. C'è un topo. Ovviamente se chinato. Una super intelligenza artificiale. Ah, ma non l'aveva neanche visto, si è proprio chinato così. Che bello. Da qua andare da la mappa è fatta col culo, però la mappa si stazioniamo fatta da tutto. No, ma in fondo questo dobbiamo da qua. Ah, cioè ho potuto fare a meno da prima. Ah, no. Palle sto televisore. No. Il televisore si autodistruggerà fra 600 secondi. Là c'è un bossetto di mini boss, non è nulla. Cazzo, strano però che non c'è quello là. Aspetta, no, quello là è... no, non è lui, però... Ma per sappiarsi di ramento non c'ho molto caso. Non so, magari qua di ma non credo. Ma sai che se hai sfiga se non spawna o se è buggato? Vabbè, non me ne sorprenderei, guarda. Ah sì. Fidati. Non sarebbe la mia volta che mi è capitata una situazione simile. Eccolo là. Dove? Ah, eccolo gigantone, eccolo qua. Un più porcellone. Eccolo il foro. Zanna del signore del branco. Fatemi fare la strada dove ci fosse.
Ascolta, torniamo già indietro, così ti pigli l'armatura, poi andiamo avanti. Sì. Così. Bene. Dove era, però? Assideramento come si toglie? Con la cosa, la bibita che si chiama radice speziata. Sì, esatto. Io mi sono ciò. No, ce l'hai, l'abbiamo trovato, 2-3 in giro. Ah, ecco qua. Ce n'ho due proprio. Vabbè, aspetta. Si mette un tè caldo praticamente. Dove cazzo sta? Sta anche qua, potevo mettere tipo un ping da mettere proprio, cioè, sulla mappa. Invece di fare sto coso qua che non ha senso. Deve essere da qua comunque. Dove c'è il cancello e da dove siamo usciti, quindi. Poi no, questa qui è un'altra d'armatura che tu hai fatta, cioè tipo l'elmo di ferro, però sembra fatta tipo di ossa. Nell'espansione? Cioè, delle espansioni, non so se è delle espansioni o della storia normale. Aspetta, forse intendi questa, aspetta. Aspetta, vediamo un po', perché forse sicuramente ce l'hai. Emo della rovista toro o quello addosso? Quello addosso ce l'hai sicuro. Qual è quella addosso? È quella che compri dal venditore che c'è sul del deserto, la su Rom. Forse avete trovato l'NPC che ce l'ha. Quella addosso dal venditore non l'ho presa, quella venditore su Rom non l'ho presa. Mi metto il casco, questa? Bene, aspetta. È giapponese questa? No, non ce l'ho questa. Questa è anche forte, anche questa. Questa qua si... Danno continuo sul mob, cioè lo stesso mob, aumenta del 30% il danno finché spari. Figo. Questa no, non ce l'ho. Allora quella lì la compri dal mercante che c'è su Rom, se l'avete mai beccato. C'è un mercante. Perché l'abbiamo beccato sulla storia? Sì, lui la vendeva. Doveva non ci ho fatto caso, sinceramente. Perché forse gli devi dare gli scarti che lui ti racconta delle storie. Ah, sì. Ecco. Ecco. Okay. Allora dopo te la sblocco. Dove sono? Ah, ok. Caricamenti comunque su PS4 sono diventati. Mamma mia. Ma io ho la 5 ordinata in due negozi diversi da 3 mesi e ancora non ho detto niente. Niente. Due negozi, non un due. Guarda, io sto aspettando ancora che fa la... A parte che non si trova, però. No, a parte che non si trova, ma è detto, io l'ho preordinato in 2-3 mesi. Adesso io aspetto fine aprile, se entro fine aprile non mi arriva e dico belli. Io capisco che c'è CRI, c'è COVID, c'è quel che volete, ma... Allora, prima dobbiamo guardare dal buco, se no non te la dà. Ah, ok. Mi pare, anche... Non credo che devi parlare già una volta, di no, non credo niente. Sto ciccione. Prego. Calla. Ma guardatela tutte e due, magari non so. Dopo non so se me la dà uno, guardatela tutte e due per sicurezza. Bella. Okay. Sapete, ho visto un'armatura lì dentro. Che se scendi giù davanti alla porta c'è stato tipo un buttafuori gigante enorme e ti dice non puoi entrare. Sì, infatti la prima volta gli ho sparato. Non puoi entrare. C'è il topo butta fuori, non puoi entrare. State attenti con il tasto di skippare i dialoghi, che bastardo, tante volte mi frego. Ok. Cosa diavolo è quello? Sembra piccolo schiavo. Sebum, caccialo. Cos'è uno Skaven questo? Skaven dei martelli da guerra. Così piccolo.
Che gli devo dire? Sto solo esplorando, cerco un umano. Sì, di lì che cerco un umano, dopo prima o poi ti chiederà se hai un corno e... Tu gli dici, ti viene fuori la voce, ho visto un'armatura... Pericoloso? Sacrificabile. Forse schiavo è utile, schiavo fa accordo. Che tipo di accordo? Esatto. A Serbum serve Zanna di signore del branco. Sì, Zanna. Schiavo trova il signore del branco. Signore del branco uccide schiavo. No, schiavo uccide signore del branco. Se lo dici tu, schiavo porta Zanna. Tu deficiente. Poi Serbum uccidi schiavo, prendi Zanna. Serbum la ricompensa. Tieni, prendi questi pettinini. No, non ancora. Ho trovato il signore del branco, ecco la sua zanna. No, aspetta. Ho la zanna, cosa mi sa dire dell'armatura sotto coperta? Esatto, parli dell'armatura. Che cosa proponi, schiavo? Che cosa proponi? Questa zanna per quell'armatura. Perfetto. Va bene, accettiamo le tue condizioni. Guardia, lascia passare le strade. Sei molto capace a negoziare per essere una creatura senza pelliccia. Addio. C'è un anello che è buono. C'è un anello che è buono. Puoi calcolare un trofeo. Comprate l'anello che c'è la roba in vendita, le armi, compratevi tutto. Anello di sinergia, aumenta l'effetto del lavoro di squadra. Prendo questo, prendo tutti e due. Sì, piglia, che uno è buono per l'armatura da usare, praticamente ti cura nel tempo e quindi aumenta, cioè scala molto più piano la vita, capito? Poi c'è anche il pompa primario lì che non è male. E poi c'ha un consumabile che ti aumenta la probabilità di critico per un'ora. Frutto del gelo. Sì. Vi piglio l'armatura io. L'ombra di Magirs, schiavo tornato. Cacciare schiavo. Me l'ha data l'armatura, guarda. Sì. Sì. Me ha dato scarto. Sì. Oddio, mi ricordo, riduce la capacità di utilizzo dei consumabili del 15%, il cuore di drago curano 125 salute in 30 secondi. Sì, praticamente ti cura nel tempo e quindi curandoti nel tempo ti scala la vita molto più lentamente, ma molto. Perdi un po' di danno, però mi dà fastidio tanto che scala veloce, io la uso perché mi dà fastidio che scala così veloce la vita. Mazza, questo cane mozzo è 237 di danno, ma è forte, forte il cane mozzo, poi no, è forte. C'è una pistolina che è molto forte, che trovi nella storia di questa espansione qua, che è molto forte. Farà velocissimo. Una potenzio poi. Pistolina qua, vedi? Qua è fortissima. Ah, non male. Per sparare veloce. Vabbè, è fatto. Vai. Cane mozzo è vivo. Comunque se hai fortuna, guarda, troviamo i boschi, i due boss là, li ammazziamo prima il cavaliere, così. Secondo me là ci sono i due boss.
Vorrei capire perché ci siamo seduti però. L'ho fatto per ricaricare mod io. No, no, ma ogni volta anche io mi siedo. Ma no, scusa, sono in meno. Dobbiamo andare mo qua, là sotto sotto? Sì. Giù, sì. Prendiamo un po' l'avventura. Ok, aspetta, io mi... D'accordo. Lo sta a mezzo attraverso il cancello. Sì, qua. Devo cambiare l'arma perché qua non ci trovo. Padre, faccio sti foto. Sì. Era dead. Aia. Prendi qua, avrebbe fatto. Possibile, non c'è più dungeon? No, sta giù in basso. Ah, l'ultimo là, sì. Sì, l'ultimo giù in basso. Non gli sparavo, me ne posso andare a dormire felice. Sì. 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 Tutto congelato, guarda che roba. Perché stai andata a parte sbagliata, dove stai andando? No, perché mi hanno sparato, poi voi me ne siete andati. Ma non sei comprato, ce l'hai la cosa sì, per... Sì, ma tanto mi sta passando. Però guardate, tutto un blocco di ghiaccio. E rompe le balle. Aia, merda! Quel malus lì, perché tira il dentro. Che è incavolato col topo. Mi ha sparato mentre venivo da voi. Gesù. C'è il toppato. È diventato un ghiacciolo, è diventato. Ice baby. Se è quel boss lì, mi raccomando con lo sciame, che non vado a morire prima il cane, sennò. La spara prima a lui. Aspetta, sì, è quello. Me lo voglio provare. Quello, qua. Sì, è quello, Me lo voglio provare a mettere a cambiare armatura, aspetta. Ok.
Quindi ammazziamo prima lui e poi il cane. Sì, prima il cavaliere, sì. Poi però usa questo. Ma il motore è letto. Così è buffo. Quella di letto, mettili su l'amuleto di letto. L'amuleto. L'amuleto. Sì, quello che avete trovato dall'albero, così almeno riesci a fare un po' la schivata, se no tipo fai la spanzata, mi sa. L'amuleto, sì, è idolo contorto. Sì, perché se puoi fare la schivata adesso, devi avere la spanzata. Stai in fatto, perché è pesante. Sì, infatti. Botta, letto. Tiene, letto. A trovarlo, però. È l'idolo contorto, si chiama, via. E che ce n'è uno? È uno che ne hai. Ce l'ho. Come no? Ha ammazzato l'albero, come no? Aspetta, allora riduzione, compulsione, madre, ombre, energia, prosciugante, cerca cuori, vincolo, giocatore d'azzardo, inseguitore, fascia da cacciatore, ingannatore, discordia, forza, zona, poi luce, sole nero. No, gli anelli, Pia, le collane. Ah, le collane, ma papà. Poi a cercare. Incoglionito. Non avevo capito. Eccolo, idolo contorto, sì. Almeno non te fa fare il midroll e non il fatroll. Pensa che c'è un anello che trovi sempre qua a caso in giro per la mappa, che ti aumenta del 50% la percentuale dell'armatura. Cioè, perché? C'è quello di là, e l'altro perché c'ho tu, ma avete sparato nel frattempo? No. Sì. Cosa sono senza energia, veramente. E curate, sì, curate. Ma sì, curate, ti ammazziamo. Che dobbiamo fare qua? Dobbiamo ammazzare prima il cavaliere e poi lui, e poi questo qui. Il cavaliere sarebbe quello che abbiamo appena... Ah, no. Questo qui è il cavaliere. Questo è la... Questo è il topo grande, la nutria grande. Questo col Vulcan, veramente. E il Bagger Mice. Il Bagger Mice, mamma mia, il Bagger Mice. Bello, comunque. Quanto è figo. Sono proprio Skaven dei martelli, questi. Dai, sparate il suo ramo a lui. Aia, Kamadoska. Devo fare il allineamento a lui che non al cane, ma... Aia. Qua è più difficile ammazzare lui che il cane, per la difficoltà della prossima. Sì, infatti. Ma già con me, eh? Ma... Il Montreal dovrebbe scendere dal sorcione. Eccolo. Aia, mortacci. La tua vita è mia. No, che mi ha sciottato? Ah, ecco. Il topone. Non lo stavo a guardare, mannaggia. Tiri su te o lo tiro su io? Tiro su io. Oh, mortacci già con me. Male che non prenda danno se gli sparano le braccia. Sì, perché ce l'ha corazzate. Almeno una.
Bellano. Ma giù. Ha listato il sorcio. Vabbè, lo siamo potete anche. Vabbè, tanto. È andato. Lui è morto, sì. Ha rosicato? No, non morire. Mi è uscito da Diablo questo. Ah, vero? Incazzato. O da Doom. Occhio aperto, potrebbe non essere ancora finita. Aia. Però mi fa un male a me questa armatura qua perché c'ha resistenza. Ho notato che te fa parecchio male tutte le pene. Sì, sì, la bruciatura no. Sono a meno mi fa questa armatura perché non è proprio. Scoppiato proprio. Oggetto cella fredda. Non male. Prendere le casse qua. Questo te lo concedo. Caricatore. Quanto sono matto questa armatura, ero uscito da 40.000. Non si sposta con la, no, con l'armatura di letto non fa il volo, guarda che non roba. Caschi no, non cade, no, no. Allora vai in palombaro. Sono nei guai. Ma con lui ma me l'hai crepato. Vediamo che sanguinamento che muore quel sanguinamento. No, guarda no, si è fermato. ma siamo immortali qua. È safe qui. Sì. Ma cosa hai infiato un traliccio nel petto qualche. la matura di letto mi piace anche perché comunque non ti danno danno di mob, non ti spostano. Vuol dire tanto quando te pushano in 3-4. Tanto mi prepara la cuccia. Subito quest'arma. Non sono in vena di piacere. Zitto. Armatura di giarelleto. Ecco qua, alternatore. Lancia 11 palle di fuoco che infliggono 15 danni da fuoco in un raggio di 2 metri, incendia i nemici con effetto bruciatura, infliggendo 100 danni da fuoco nell'arco di 10 secondi. Ma è figa come moda. Abbiamo finito. 9 punti, 6 punti, ragazzi, però. Fermare.
Ah, c'ho punti caratteristica. Cioè, che annemozzo, l'ho tirato un po' su, 300 di danno qua. No, ma è forte che annemozzo. Madonna, 325. Cioè, l'ho portato a senza simulacro a 362. Abbi cura di te. Mamma mia, oh. Io ci ho messo una mod del cazzo sopra. Buchi che fa, figata. Da tre colpi, però una build col quella del bandito non è male, quel pompo lì. Io c'avevo un anello che faceva aumentare i danni da poco. Ehi, viaggiatore. Cosa ti serve? Alla prossima. Ah, è figa la mod. Se tocchi la pietra te la carichi, vedi proprio che è figa. Dì che fucile questo qui. Come quello lì che ha dato il boss, che è quello di nuovo. Infatti volevo vedere. E poi un attimo, via. Aspetta che sto a pompare l'armatura. Non ti fermare. Adesso che vuoi? Sì, è meglio che ne valga la pena. Ah, è vero, pensa che c'è un amuleto che trovi nella sopravvivenza 50 o 75 boss uccisi. Che praticamente se sei senza armatura, ogni pezzo che togli dell'armatura ti dà il 30% in più di danno. Praticamente se vai in giro nudo fai il 90% in più di danno. È pesante. Ho del lavoro da fare. Sì? Sì? È meglio che valga la pena. Che è questo alternatore? Lancia 11 palle di fuoco che infliggono. Abbiamo
finito. Un po' dalla la super armatura di Leto, quindi ecco. Non aveva sta mod. Hai sparato, lo sparo, vabbè. L'ho provata. L'ho provata. Picchia, picchia. Madonna! Questo fa un po' di fuoco. Ah, inferno però. Questo è fucile dell'ultimo. Sì, ma la potenzio assai. Devo trovare una build. Mi dispiace solo che quell'armatura del cacchio te leva la vita. Queste? Così. Vabbè, va. Io... Sì, ok, io ragazzi, è stato un abbandono. È stato un piacere. Quando vuoi. Sì, contatto, quando ci vedete online. Sì. Sì, volentieri. Buonanotte ragazzi, ciao. Buonanotte, ciao. Ho messo sul canne mozze, ci ho messo lo scudo, quello che c'ho con i chicken. Così ci dovesse servire. Infatti. Boh, Pietro. Oh, a tomorrow. Ciao.